questo è il nostro hotel. Eccoci qui, mentre Andrea fa benzina. Eccoci, pronti? Mamma mia Camilla, come stai carica? Il Camilla si mangia il pinguino. Carica come un pinguino. Si parte. Andiamo. Andiamo. Ragazzi, pit stop, siamo a un'ora da Bologna. Buongiorno. E la puzzona deve fare una pausa. Sta a pezzi e il suo sottomento chiede pietà. Pit stop, caffè e mangiamo qualcosina. Eccoci qui ragazzi, siamo a Bagnolo San Vito, mezz'ora da Verona, mancano 2 ore e mezza alla nostra destinazione circa. Intanto altro pit stop, riposino volante e si riparte. Il riposino è durato anche troppo e adesso si riparte. Siamo tutti a pezzi, compresa la nostra Camilla. A più tardi. Arrivati a Moena, colazione, anche perché sono le 8. Fermata d'obbligo, la cicciona di Camilla mangia. Andiamo a mangiare, ragazzi. Non vedo l'ora e mi sfondo. Ma che freddo fa? Ma che freddo fa? 15 gradi. Bene, molto contento. Molto, molto. Strudel di mele con panna e caffè per me, cappuccino, cornetto per Alice. Buongiorno. Siamo giunti al nostro hotel, bellissimo, vista spettacolare. Adesso andiamo a fare il check-in. La prima volta di Camilla sull'altalena. Ti piace, papi? Eh? Sì, ci piace. Ti piace? Eccoci arrivati, adesso ci stiamo incamminando verso la malga Alok, dopo una breve pausa a pappa per la nostra Camillina.
viaggio è andato abbastanza bene. Sì, dai. Pensavamo peggio. Arretto. Sì. E adesso stiamo andando in questa manga. Manga, spiega che cos'è la manga. Beh, che cos'è? È un po' un punto di ristoro in mezzo al bosco. Sta circa 20 minuti dal nostro hotel. Dal nostro hotel, sì. Oggi facciamo una cosa tranquilla. Scimmia che risulta abbastanza brava. Ce la fai, Mori? Ce la faremo. Ragazzi, questo è un evento storico perché la Cami si è addormentata. Incredibile, incredibile. La prima volta, è la prima volta. Prima volta si è addormentata sola. Prima volta da sola nel passeggino. Ragazzi, la montagna ci piace sempre di più. Oggi, primo giorno, facciamo una cosa tranquilla. Solo 20 minuti, ma le salite col passeggino. Cioè, stiamo a morire. Mamma mia. Siamo proprio disallenati. Stanca? No. No? E Camilla? Camilla che io. Camilla dorme. Tanto bene lei. Che gli frega? Alla grande, amori. Oggi percorso tranquillo. Una bomba. Proprio tranquillo, eh? Tranquillo e tortuoso. Ma lei è questo tranquillo. In discesa, salita, tutto. Tutto. Oggi volevamo fare una cosa tranquilla, invece no. Niente. Incredibile. Dopo 8 ore di macchina. Dopo 8 ore di macchina. Che fai? Non te la fai? Una bella salita tortuosa con tutto questo bel brecciolino grande. Eh? Vi faremo sapere quando e se arriveremo. Dopo una passeggiatina di mezz'ora siamo arrivati in questo rifugio. Vista bellissima. Carica. Ma la più carica è lei. Carichissima. Andiamo a vedere. Carica. Troppo. Davvero troppo. Adesso ci hanno chiamato e andiamo a mangiare. Abbiamo ordinato. Intanto vi aspettiamo, birra Radler consigliata da Alice, pane e schiacciatine, schiacciatine varie. Lei dopo. Ecco l'antipasto per due. Qualcuno si è svegliato e sta facendo la pappa. È vero? Ecco arrivati i miei ravioli di ricotta e spinaci tipici di questo posto. E Alice, il cane delle con specchi e formaggio, che non mancano mai. Buon appetito, Marino. Ce ne andiamo soddisfatti? Molto. Molto buoni. Canedelli ottimi.
buonissime, se capitate qui prendete i canaderli che sono fantastici. Si chiama rifugio, no, malga, aloc. Canederli spaziali. Adesso torniamo in albergo con questo sole, mamma mia, ho scordato gli occhiali in macchina e niente, ci riposiamo un po', posiamo le valigie e penso che la giornata è finita qui per oggi, che ci siamo fatti 8 ore di macchina e sto a pezzi e Alice anche, Camilla non ha più parole, dorme solo e niente, a dopo amici. Come on, let's go, let's go. Insomma, ripetimi un po' quanto è bella la montagna. Bellissimo. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Un po' stanco ma non molliamo. Un po' stanco ma non molliamo. Facciamoci quest'altra passeggiata sotto al sole che a noi ci piace allungare e rendercela un po' più complicata, perché sennò è troppo facile. La fanno tutti, capito? Vediamo la camera. Tutto in legno, specchio, attaccapanni, porta. Questo è il bagnetto. Molto carino. Poi abbiamo una culla data in omaggio, Alice è sempre lei, letto, facciamo dare anche i cuoricini, cioccolatini, il papà viene anche calcolato, incredibile, cosa che non succede a casa, vero? Questa è la Cami. E poi abbiamo questa vista, che non è per niente male, buono, good. Promosso, molto carino. Ci siamo svegliati da poco e adesso andiamo a fare la cenetta. Andiamo a fare la cenetta? Andiamo a fare la cenetta, papi. Eh? Andiamo. Papà, gallo. Papà, gallo. È anche questa prima giornata andata. E adesso siamo tutti impigiamati. Impigiamati, lei ruffa. E lei già sta avanti. È bocca aperta proprio. E niente, quindi vi ci diamo la buonanotte e ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buonanotte. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.